leggi che governano l'attrazione. Allora, diciamo che dobbiamo renderci conto che se vogliamo sedurre, se vogliamo far innamorare qualcuno, dobbiamo allinearci alle leggi dell'attrazione, alle leggi dell'attrazione, alle leggi dell'amore, se vogliamo. L'amore si nutre di aspetti irrazionali, non è logico e razionale. Una volta che siamo sicuri, diciamo, di amare una persona, noi tendiamo a dare tutto a quella persona, e una volta che invece ci rendiamo conto, siamo sicuri di essere amati da qualcuno, è probabile che inizieremo a dare sempre di meno. Quindi sembra assurdo questo, ma noi, da un punto di vista sentimentale affettivo, gli esseri umani agiscono esattamente come agiscono i bambini, cioè la parte di noi che si innamora è la nostra parte bambina, la nostra parte emotiva. Tanto se volete fare domande, vedo che in chat si scrive, quindi vuol dire che mi vedete, quindi io vado avanti. Allora, sembra assurdo, ma siamo istintivi come bambini, non c'è differenza. Immaginate un bambino che desidera ardentemente un giocattolo. E vediamo la domanda di Vindrims: come velocizzare il distacco emotivo? Beh, questo fa anche un po' parte di questo tema. Non c'è altro modo, anzi, direi che esiste un solo modo per creare distacco emotivo da una persona, da una cosa, da una situazione, o in generale essere distaccati emotivamente, che poi è anche la regola che serve per far innamorare, è quella di diventare autonomi nelle emozioni, cioè saperci dare emozioni interagendo con le persone. Un saluto anche a Roxy. Cioè, se vogliamo imparare il distacco emotivo, la nostra parte emotiva non deve dipendere da altri che non sia la nostra parte logica. Quindi la nostra parte emotiva deve riconoscere la parte logica come fonte di approvvigionamento di emozioni. È ovvio che la parte logica approvvigiona le emozioni interagendo attraverso il potere che noi abbiamo, che è il potere di interazione, il potere di interdipendenza. Non c'è nessun altro potere che il potere di interdipendenza, il potere di interagire. Quando la parte emotiva riconosce la parte logica, il fatto che è lei che gli sta dando emozioni, allora significa che la parte emotiva è coinvolta dalla parte logica e quindi ci innamoriamo di noi stessi, tra virgolette. Ma è quello che succede con un bambino. Immaginate un bambino che desidera ardentemente un giocattolo, piange, si dispera fin tanto che non ha ottenuto questo giocattolo. Una volta che è sicuro di avere il giocattolo, magari ci gioca una settimana, 2 settimane, 3 settimane, poi sarà attratto da un altro giocattolo. E questo è un fatto fondamentale. Cosa ci insegna l'esempio del bambino, tra virgolette? Ci insegna che finché c'è mancanza di una cosa o di una persona, ci sarà attrazione per quella cosa o quella persona. Ci sarà un desiderio spasmodico, diciamo, una bramosia per quella cosa o quella persona. E questa volta e questa voglia ci spingerà come una calamita verso l'oggetto del nostro desiderio. E praticamente, come dice Vindrims, dobbiamo utilizzare la logica, cioè non è che l'iperlogicità è come alleato, la parte logica deve farsi alleata alla parte emotiva. Quindi dobbiamo utilizzare la parte emotiva come alleato, perché noi ci identifichiamo con la parte logica. In quello che ho detto prima, la cosa fondamentale è che la parte emotiva sia un alleato della parte logica, e siccome noi esseri umani ci identifichiamo come la parte logica, questo è. E, tornando al discorso del bambino, cosa ci insegna l'esempio del bambino? Ci insegna che finché c'è mancanza di una cosa o di una persona, ci sarà attrazione per quella cosa o quella persona. Il presupposto dell'attrazione è la mancanza e la scarsità. La mancanza e la scarsità attraggono.
Questo vale anche, diciamo, nel business, tra virgolette, nella vendita, no? In tutte le cose ci sarà più attrazione perché una cosa che manca è generata, è considerata come attraente, è considerata come preziosa. Quindi se vuoi far innamorare qualcuno, devi farti percepire come preziosa. Nelle relazioni di coppia, diciamo, la legge dell'attrazione è pienamente applicabile. Se all'interno della coppia uno dei due partner è troppo presente, troppo disponibile, non sarà attraente per l'altro e porterà l'altro partner a sentirsi eccessivamente sicuro del rapporto di coppia e smettere di dare. In alcuni casi, addirittura, il partner troppo amato si sentirà prezioso e crederà che tutto gli è dovuto. E come dice Wim Dreams, bisogna prima creare un bisogno, bisogna prima creare attrazioni. In altri casi il partner valorizzato all'eccesso si sentirà addirittura oppresso. Ci sono un sacco di persone che lasciano altre persone perché troppo pressate. È ovvio che poi, diciamo, bisogna dare un appagamento anche alla parte logica. Bisogna anche creare un comfort relazionale, questo è sicuramente importante, essere gentili, avere degli obiettivi comuni, questo è sicuramente importante, avere rispetto è sicuramente fondamentale, ma il lato emozionale, il lato primordiale, diciamo così, è quello che determina l'attrazione. E la seduzione, diciamo, tra l'altro, non deve essere legata a una fase solo iniziale della relazione, ma deve essere permanente, cioè noi dobbiamo sedurre nel tempo. Bisogna sempre saper stimolare emozioni se vogliamo sedurre. E al contrario di molte persone che quando hanno realizzato, diciamo, si sono, tra virgolette, hanno trovato il partner giusto, pensano che sia giusto per sempre, che le cose non cambino, e invece poi si trovano deluse perché le relazioni sono complesse e bisogna imparare a gestirle nel tempo, e questo è fondamentale. Ci sono poi tutta un'altra serie di fattori correlati che possono essere utili. Come diceva giustamente Wim Dreams prima, bisogna imparare a distaccarsi dal partner, distaccarsi emotivamente, non essere dipendenti, perché chi è dipendente è perdente, fa anche rima, chi è dipendente è perdente. Quindi bisogna invece evitare assolutamente di essere dipendenti. Esatto, al primo appuntamento è tutto perfetto e poi dopo un anno, anche dopo meno. Bisogna creare con cura la propria immagine, cercare di essere una persona di successo, una donna di successo, questo anche è fondamentale. Perché attira questo, sicuramente, attira la sfera logica, ma anche attira quella parte, diciamo, egoica della persona, no? Quindi un altro punto fondamentale è questo. Il catranista è evidente che seduce di meno, cioè, diciamoci la verità, il successo seduce, questo è un punto fondamentale. Cerca di essere una persona di successo e attrarrai anche semplicemente per il fatto che sei una persona di successo. Poi, ovvio che ci sono altre correlazioni, altre cose che possiamo mettere in mezzo. A volte, l'utilizzo di antagonisti è fondamentale. Non sempre, perché però l'utilizzo di antagonisti può servire quando c'è una coppia di lunga data assopita, che c'è, diciamo, si è creata abitudine, e allora per dare una scossa, per creare pathos, per creare tensione, ad esempio la presenza di antagonisti è molto utile. Però imparare a distaccarsi, imparare a mantenere le distanze è fondamentale. L'attaccamento è il bacio della morte e della seduzione. L'attaccamento è il canto del cigno della seduzione.
È ovvio che poi, diciamo, ci devono essere anche. Allora, ho messo una cosa strana, ma forse sono anomala, dice Patrizia Perotti, mi attacco a chi mi rifiuta, ma poi mi smonto e se questa persona a seguito mi rincorre non mi interessa più. Beh, sì, diciamo che poi ci sono tutte queste dinamiche, diciamo che hai un meccanismo di difesa che funziona. Cioè, quello che dice Patrizia Perotti, se uno si attacca a chi ti rifiuta, ma poi ti smonti, la stessa persona non ti interessa più, succede questo perché, questo succede perché hai un meccanismo di difesa efficiente che ti protegge, questo è fondamentale. Ricordo che questa è una live domanda e risposta, che chi volesse entrare a fare domande, basta che entri in chat e mi fa domande e rispondo. E queste sono le regole fondamentali della seduzione, se vogliamo sedurre e se vogliamo far innamorare.